Ciao a tutti, oggi vi presento il mio nuovo monopattino elettrico AOVO Pro M365 o S380, S830. Monopattino elettrico con ruote da 8,5 pollici tubeless, quindi di gomma che non si forano, quindi come contro un pochino meno aderenti. Potenza del motore 350 watt, batteria da 10,5. Autonomia massima dichiarata 35 km/30. Devo ancora testarlo approfonditamente per dirvi quanto dura, ma 25 dovrebbe farli tranquillamente se non pesate 200 kg. Luce a LED anteriore e posteriore e ha ovviamente app dedicata per gestire le varie configurazioni del monopattino e per cambiare soprattutto le velocità massime. L'app si chiama AOVO Pro, quindi la trovate facilmente, e comunque c'è il QR code sulla scatola, insomma non potete sbagliarvi. Il motore dovrebbe garantire una pendenza massima di 20 gradi, come lo Xiaomi, di cui di fatto è il clone low cost, e a differenza del Xiaomi è dichiarato impermeabile. Ci sono anche dei video dove entra tranquillamente nelle pozzanghere anche abbastanza alte. Ma io vi sconsiglio di farlo comunque. E in generale, se piove, evitate di andare in giro perché con le ruote si rischia di scivolare. Peso netto del monopattino 13 kg, grammo più, grammo meno, perché l'ho pesato con la bilancia, quella da casa con me, quindi insomma c'è un margine di errore, però 13 kg pesa meno dello Xiaomi Pro 2. Ovviamente ripiegabile, è anche abbastanza facile da piegare. E secondo me è più facile da piegare dello Xiaomi, o come si dice. Quindi ci troviamo davanti a un monopattino potente, ma leggero, con una buona autonomia e che costa soprattutto molto meno dello Xiaomi, attualmente 289 euro. Trovate il link in descrizione per comprarlo se vi interessa. Guardate, valutatelo e farò presto un video per mostrarvi anche la differenza tra questo e lo Xiaomi, visto che li ho entrambi. Però già vi dico che usandoli entrambi, il pro di questo è che ovviamente il costo minore e il peso leggermente minore, quindi soprattutto se vi spostate in città, prendete i mezzi, così qualche chiletto in meno un po' si sente, anche un pochino più corto ed entra meglio in ascensore. E che altro dire? Velocità massima 25 km orari. Per legge, anzi, sarebbero diventati 20 km orari, ma si può settare fino a 31 km orari. Ho già visto che va 1 km in meno rispetto alla velocità che settate, quindi se settate 25 arriva a 24, almeno a me fa così. Quindi ignorantemente uno setta 31 e al massimo arriva a 30, ma non lo fate ovviamente. Autonomia minore dello Xiaomi Pro 2, ma secondo me è sufficiente per la città. Un filino meno stabile, ma molto simile allo Xiaomi. Presto avrete il confronto diretto. Accattatevillo con il link in descrizione se volete. E mettete like, mi piace, eccetera, eccetera. Insomma, già sapete come funziona con i video di YouTube. Ci sentiamo alla prossima. Bella lì!